alla Rifkin e alla Charkashina. Mitieva, che aveva ottenuto 27,80 in qualifica, sesto piazzamento per lei. Invece per Staniuta era l'unica finale a cui è riuscita ad arrivare. Che meraviglia. Perdita la palla. Bravissima però, perché è solo uno 0-10. Solo uno 0-30, scusa. Stai a vedere che il 28,35 consente comunque alla Canaeva di salire sul podio nonostante la perdita con il rotolamento della palla. Anche se questa palla, lei fa per ben due volte un rischio che ricordiamoci è un lancio e poi due rotazioni che ti fanno perdere completamente di vista l'attrezzo e ripresa al suolo fuori dal campo visivo senza mani, quindi aggiunge difficoltà, eppure le ha fatte tutte e due benissimo. Peccato quell'errore, perché è un errore, mi permetterei di dire stupido, perché quando la riprendi al suolo, ossia, non ho capito perché lei l'ha fatta rimbalzare, non ho capito, sicuramente è arrivata leggermente in ritardo rispetto a mettere la mano sopra la palla. È un peccato perché è un passaggio che le viene assolutamente sempre. Aspetta che sta arrivando comunque un punteggio interessante per chi ha 9,20 di esecuzione e 9,45 di artistico, però la difficoltà è valutata poco, 8,75.